altre volte arriva da Trieste e si è preso la briga, come la Dina Morselli, d'altronde si è preso la briga di venire a questo happening, più che spettacolo, per dire anche lui la sua e per trovare il modo di mettere la sua voce all'interno di questa, chiamiamola, contestazione della guerra. Io non ho, come ho detto anche prima, di Aulin, non mi riesce di scrivere a comando, o comunque questa volta non ho trovato una ispirazione per scrivere qualcosa di mio, per cui ho deciso di portarvi due testimonianze, sono storicamente anche abbastanza interessanti, e che coprono due campi di guerra completamente diversi. Devo fare una premessa, io vengo da una famiglia in cui sono generazioni che messo durante tutte le varie guerre sono stati ufficiali, quindi noi non ho esperienze visto dal lato soldati, le mie esperienze, sia pure di riflesso, vengono da un altro lato. Mio nonno era, come si fa? Tenere più alto il foglio. Cosa? Tenere più alto il foglio. Ah. Mio nonno era italiano, però era triestino, quindi era suddito austro-ungarico. E ho qua quattro cartoline che sono molto interessanti perché sono dell'agosto del 1915, quindi hanno 99 anni. E sono spaziate di pochi giorni l'una dall'altra, adesso non ve le leggerò, ne leggerò solo l'ultima, ma la cosa che è molto interessante è che mio nonno, che è una persona molto precisa, si firma nelle prime tre, in cui non era ancora stato arruolato, ma pendeva il giudizio se riusciva a scapolare comunque il servizio militare, si firma professore Ettore Gregoretti e dà un indirizzo civile. L'ultima, ohimè, è targata Einjährige Freiwilliger Hector Gregoretti, Count Kaifanterie-Regiment 97, cioè arruolato, non c'è più niente da fare. E questa è la lettera che scrive a mia nonna. Ho ricevuto due cartoline, una del 13 e una del 15, perché qua si scrivono tutto per cartolina, perché doveva essere visibile quello che veniva scritto. E ho appreso con grande piacere che tutti state bene in salute. Oggi è passato per il mio male la visita medica e il medico mi ha proposto direttamente al superarbitrio. Quando passerò, questo non so ancora, ma sarà una settimana e andrò a finire Ratzburg. La sentenza lì sarà decisiva, però era già stato arruolato. Ho ricevuto una cartolina, eccetera, eccetera. Io ricordo benissimo mio nonno che raccontava questo episodio, che a un certo punto, siccome lui aveva la caratteristica di essere grande e grosso come me, che per l'epoca era una bella statura, a un certo punto quando mi è andato davanti alla commissione di leva, il presidente della commissione l'ha guardato e ha detto: Schöner junger starker Mann, tauglich eins, abile, bel uomo, grande e forte, abile, prima categoria, quindi proprio a fronte e andare. È andato in Galizia, però insomma è riuscito a tornare a casa. La seconda cosa che vi volevo raccontare è che ho recuperato un libro che è poco conosciuto, che è di un signore che si chiama Giulio Camber Barni, che è triestino, il quale ha fatto tutta la prima guerra, a parte che poi si è fatto anche la seconda guerra, ma tutta la prima guerra da ufficiale, e ha scritto durante tutta la guerra una serie di un diario, chiamiamolo così, poetico. La qualità poetica, diciamocelo francamente, non è eccelsa, ma è molto particolare il fatto che lui ha descritto le vicende della truppa, cioè non c'è. Dopo vi leggerò, perché anche bisogna dare un minimo di visibilità anche a quello, c'è una cosa che ha un fine, diciamo così, patriottico, però che è molto naif nella sua concezione. Ma per il resto sono cose riferite alla vita di ogni giorno.
e senza volere, perché no, non è stato voluto, avevo scelto di leggervi una poesia che casualmente dà in parte una risposta a quello che diceva mia moglie Elina, che dice: io vorrei conoscere quell'ufficiale. Beh, questo ufficiale potrebbe essere quello lì, il soldato Sartorello. Stavamo vicino a Calvene e tanto per riposare facevo correre la truppa in mezzo al sole d'agosto. Ad un tratto esce dai ranghi il soldato Sartorello e mi dice: sono stanco, davanti alla compagnia, mandatemi al tribunale. Il soldato Sartorello, del distretto di Avellino della classe 89, ha i baffi lunghi, brunastri, ne mostra quasi 40. Chiamai un caporale: montate la guardia davanti a questo soldato che rifiuta l'obbedienza. Finita l'istruzione, ho chiamato Sartorello, lo accarezzai con la mano e gli dissi: anch'io sono stanco, cosa vuoi che faccia mai? Io lo so che sarebbe ora di finirla. E aggiunsi: Sartorello, se trovo un posticino te lo darò, ma intanto torna in compagnia. Lo accarezzai di nuovo, gli diedi due caramelle che avevo in saccoccia e una sigaretta. E allora Sartorello mi guardò meravigliato. Sapete, signor tenente, che siete un bravo guaglione. Che ulito, in Libia, in Cirenaico, sul Carso e mo' in Trentino, so più di 100 mesi che faccio soldato. Tenevo un'intenzioncella da m'accasà, ma mo'. Salutami, signor tenente. Prese le caramelle, forcò la sigaretta dietro l'orecchio destro e se ne andò sorridendo melanconicamente. Questo qui poteva essere uno molto simile. Questi libri, tra l'altro, vengono da, una, da un libro che si chiama La Buffa. Probabilmente tutti voi sapete che La Buffa è un soprannome non particolarmente complimentoso con cui gli alpini designano la fanteria. Ma ho scoperto in questo libro che probabilmente o è lui che se l'è inventata questo nome o l'ha ripreso da qualche cosa, perché io non ho mai sentito questa espressione. C'è un verso sul Bum Bum che dice: la fanteria le buffa, le bassa di statura, ma quando va all'assalto anche gli onven gan paura. Quindi probabilmente all'inizio non era poi così poco complimentoso quando l'ho inventato. Invece vi volevo dire di una, si chiama Canzone di Lavezzari. Cioè dobbiamo anche pensare a una cosa, che durante la prima guerra, sì, c'era stata anche tanta gente che non voleva andare a fare la guerra, ma c'era molta gente volontaria che si è presentata perché riteneva che fosse giusto l'intervento, la difesa dei confini, tutto quello che volete voi, ma soggettivamente erano pronti ad andare a fare il soldato. Non solo, ma fra questi ci sono stati un paio di personaggi che sono rimasti nella storia, e gente di 70 anni che si è presentata e ha detto: io voglio essere arruolato, e probabilmente anche per fini un po' propagandistici sono stati arruolati. Uno di questi era un signor Lavezzari. Lavezzari è nato nel 1800 e non so quando, non ricordo più, ed era stato con Garibaldi, era garibaldino, e decorato a Bezzecca e poi ritornato alla vita civile, ha fatto quello che aveva da fare. Questo si è presentato in camicia rossa da garibaldino e ha detto: io voglio andare a fare soldato. E ha detto: vabbè, venga a fare soldato. Ma non ha fatto mica come questa è storia vera, non è la, lui ha solo messo in poesia la cosa, ma no, non ha fatto le retrovie, la propaganda. Questo è andato su Sabotino, è andato all'assalto ed è morto in un assalto in cui è rimasto celebre perché, per galvanizzare gli altri, si è levato la giubba e sotto la camicia rossa e ha dato lui l'assalto a una cosa e chi è morto, e non l'hanno mai ritrovato nonostante lo cercassero, perché tutto sommato aveva un suo significato recuperare il cadavere di questo signore. Campervani gli ha dedicato una poesia che è un po' naif, però esprime un po' questo tipo di sentimento. Il 24 maggio, la notte della guerra, Giuseppe Garibaldi uscì di sottoterra e andò da Lavezzari, che si beveva il vino, e disse: Lavezzari, vecchio garibaldino, Lavezzari, vecchio fante, scoppiata un'altra guerra,
ma io non posso andarci perché sono sottoterra. Camerata di Pezzecca, mio vecchio portabandiera, vai te sul Podgora e porta la bandiera. E allora l'Avezzari, senza il becco di un quadrino, non aveva che la camicia e due soldi per il vino, si prese la camicia, dimenticò gli affanni e salì sulla tradotta come uno di 20 anni. E il 19 luglio arrivò sulla trincea, si levò la giubba verde e mostrò la sua bandiera e disse ai volontari romagnoli e testini: avanti la baionetta e fate i garibaldini. E in testa a tutti i fanti uscì dalla trincea con la camicia rossa che era la sua bandiera. E i fanti della Giulia, di Romagna e del Trentino, lo seguirono all'assalto e occuparono il fortino. Questa è verità. Ma lui non era pago, oltrepassò il fortino e si mosse verso il Peuma e il Monte Sabotino. 4 portaferiti, passata la bufera, uscirono per cercare il suo corpo e la bandiera. Finalmente, con la luna che uscì dal Sabotino, essi videro fra i massi il vecchio garibaldino. Egli stava sugli attenti, davanti al generale che gli appuntava al braccio i galloni da caporale. I morti di Disonzo, tanti Ombet, granisari, presentavano le armi al vecchio Lavezzari. Garibaldi diede pie d'arme, lo baciò 2 volte in fronte e poi sparirono con la luna.